a vivere le giornate più divertenti del mondo? Bene, puoi incontrare sia me che i miei grandissimi ospiti Jenny e Lorenzist allo stand del Romix a Roma. Una fiera dei fumetti dove potete non solo divertirvi nel mondo dei comics, ma anche incontrare me e i miei amici. E vi aspettiamo nel nostro stand solo per i nostri veri fan. Ci saremo esattamente dal 3 al 6, quindi 3, 4, 5 e 6. Oddio, sono davvero tantissimi giorni. E non sarà a fare sole o semplicemente la solita noiosa fila. Infatti il nostro stand avrà spettacoli, una zona gaming dove potete giocare voi a Roblox con i vostri amici e qualche volta anche con noi. Per non parlare di una zona segreta che vi dirò nei prossimi giorni. Anzi, negli prossimi giorni vi rivelerò un sacco di cose. Cosa devi fare per venire? Semplicemente prendere il biglietto dal sito ufficiale di Romix, che ti lascio nel primo commento, o basta cercare su Google biglietti Romix. Sarà una mega festa e mi raccomando, abbiamo un sacco di sorprese per voi fan, come gadget gratis e un sacco di regali e sorprese nuove. Se vuoi passare una settimana o un giorno incredibile, ti aspettiamo a Romix dal 3 al 6 tutti i giorni per una settimana gamer indimenticabile. Oggi è il grande giorno, perché oggi mi vendicherò contro mio figlio. Ha creato il suo canale che si chiama Timmy Polar, che ha 30.000 iscritti in questo momento, e mi ha fatto letteralmente una canzone dissing contro, dove mi canta contro e mi disse in qualunque modo, dicendo che io sono non sono un ottimo genitore, bla bla bla. E adesso direi che oggi è il giorno di vendicarci a questo video. E quindi oggi, con l'aiuto di voi due, mi vendicherò contro mio figlio e gli farò i peggiori scherzi che avete mai visto. Tipo? Devo essere d'accordo, devi darmi una lista di scherzi che devi fare. Scherzi innocenti, tranquilla, non sarà nulla di grave, giuro. Ok. Anche tua figlia a un certo punto. Allora, non pensi sia sbagliato vendicarsi su un bambino? No, ma tu dovresti essere quella matura e non vendicarti. Ma io sono matura, infatti non sto facendo nulla di grave, sono dei piccoli scherzetti al mio figlioletto adorato. Ho paura, ci stai o no? Collabori oppure no? Timmy a me non ha fatto nulla. Perfetto, allora Jenny, stavamo dicendo, cosa dovremmo fare col primo scherzo? Sì. Beh, ne ho una. Mettiamo il dentifricio nello shampoo. No, Jenny, iniziamo con lo scherzo numero uno. La più grande paura di mio figlio Timmy sono i clown. Quindi Jenny, vieni pure in stanza mia, perché gli faremo una bella festicciola a tema clown mentre ritornerà a casa. Sei pronta? Fai l'outfit del clown più spaventoso che ti viene in mente. Oh Gesù. Allora, cerchiamo Evil Clown negli oggetti di Roblox Brookhaven e vediamo cosa ci spunta. Oh, alcuni sono adorabili. Guarda, Ge, che patatina che sono. Ma oddio, pure tu. Pure tu, se non sei niente male. Guarda qui, mamma. Ma perché ci sono davvero così tante facce spaventose di clown? Io non so se a te fanno paura i clown, e a me non fanno paura nemmeno mascherati in modo strano. No, a me no. Anche di perché... solito no, però è una paura molto molto comune. Sì, sì, so che tanta gente fanno paura i clown. A me stanno simpatici, ecco, simpatici. Allora, col per la testa direi di mettermi quella che avevo trovato per prima, perché era davvero spaventosa, quindi ci lasciamo questa. E cerchiamo Evil Clown in ogni categoria. Vediamo un attimino. Allora, ci sono le parrucche. Ok, questa potrebbe continuare effettivamente i capelli che avevo già. Oddio, Jack, così sei carina, non fai paura. Però come carina? Che dici carina? Aspetta. Non devi essere carina, stai attenta, stai attenta. Guarda a me, piaccio. Sei terribile. Lo so, grazie. È proprio questo il punto. Allora, cerchiamo in tutte le categorie come vi ho detto. Qua ci sono le facce, ma la faccia l'abbiamo già trovata. Andiamo in zaini. Bella! Una bella, guarda, un bel lecca-lecca. Molto okay. Grande. Molto grande come lecca-lecca. E metterei anche, bello, però un po' ingombrante. Un po' ingombrante se lo dobbiamo. Mamma mia, questo sì che fa paura. Perché ci sono così tante cose spaventose sui clown, Ge? È terribile, veramente. C'è davvero tanto. Allora, tu cosa cerchi? Evil Clown, giusto? Esatto. Vediamo cos'altro posso trovare qui. Un'ascia, però siamo già abbastanza armati. Andiamo sul collo. Questo è tipico dei clown, effettivamente. Anche una cravatta, bella colorata, per ricordarci che in realtà siamo delle brave persone.
persone quando non lo siamo. Perfetto. E poi andrei in questa categoria che ci sono i vestiti di solito in 3D. Ok, in questo caso ci sono solo bottoni. Ok, particolare sinceramente. Ok, e adesso direi di andare nei vestiti. Secondo me troviamo un bel po' di... Guarda qua, guarda qui, eh. Mamma mia, effettivamente mi metterei a sto punto a piangere anch'io. Dopo un certo punto dove mi spunta una cosa del genere. Forse sì, forse sì. Perfetto, sei pronta? Perché adesso no, sto cercando i pantaloni, non li trovo, Sì, 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 io nel frattempo decoro un po' questa stanza e aspetteremo mio figlio per farlo spaventare. Spegniamo tutte le luci. Ragazzi, mi sono nascosta e ho preparato letteralmente tutto per lo scherzo. Ho riempito tutta la casa. Jenny, nasconditi! Mettiti da qualche parte! Nasconditi cosa, da qualche scusa, amico. È in bagno. Brava, brava. E adesso dobbiamo solo aspettare il mio figlio. Eccolo, Jenny! Ma, chi ha spento la luce? Ok, Jenny, è tutto preparato a mo' di festa per lui. Allora, eccolo qua. L'ho visto. Ok, ho visto i regali con i palloncini con scritto per Timmy. Ora si comincerà quando a vedere. Devo uscire? Che... te lo dico io. Vediamo cosa sta dicendo adesso. Sta fissando il cartellone, ma non ha visto quello che c'è dietro. Avranno riconosciuto la mia potenza? Vedi che solo merita di farsi fare qualche scherzo? Sei pronta? 3, ok, 2, 1. Paventalo e poi riesci. Vai. Ok, ecco. Guarda, oddio, sta correndo, sta scorrendo ovunque. Jenny, chiudilo dall'altra parte. Ok, via, via. Dov'è? Non lo vedremo più. Si è nascosto. Non è qua. Ecco. Dov'è? Mamma mia, se la sta facendo addosso. Ok, Jenny, nasconditi adesso. Sali su. Vediamo cosa fa adesso. Vieni. Jenny, perfetto, se la sta facendo addosso. No! È fantastico. Papà! Pensa che lo scheletro a terra sia Franci. Cosa ti hanno fatto? Ti hanno ucciso! Io odio i pagliacci! Jenny, all'attacco! Dove sei? Dimmi! Dove sei, marmocchio? Adesso, vieni qua! Vieni, Timmy! Sì. Guardalo qua! Mamma, oddio, si è ucciso! Mi è venuto un infarto? Timmy! Oddio, è scomparso, è stato il suo modo per scappare! Ma non finisce qui, pensa che uccidendosi, resettandosi l'avatar può scappare da noi? No, ho altri scherzi ancora in mente. Scherzo numero 2! Gli modificheremo tutta la stanza in modo che la odia. Allora, Jenny, non so se lo sai, ma mio figlio è fissato con Spider-Man, no? Ok, okay. Che è della Marvel. Qual è un personaggio che non è della Marvel che non c'entra niente? Batman? Superman o Batman, sì. Facciamogli tutta la stanza nera, così la odierà, ok? Batman, okay. Allora, io penso al letto un attimino. Allora, numero uno, la casa effettivamente deve rimanere con le pareti nere. Adesso, per il letto dobbiamo modificarlo un pochettino e dobbiamo farlo tutto scuro. Ok, adesso gli modifichiamo tutta la stanza. Guarda qua, lui piace il blu, il rosso. Noi gliela faremo tipo tutta scura, proprio odiata. La deve odiare. Ok, io ci sono, sto entrando nel personaggio. Ok, in che senso stai entrando nel personaggio, Jenny? Ma proprio così? Certo. Va bene, ok. Va bene, io lo accetto già. Ok, mettiamo i cartelli qua. Poi cos'altro possiamo mettere? Ah, tutti tipo, ecco, il tappetino nero. Perfetto, proprio deve essere la Batcaverna. Vediamo, ok, perfetto. Mettiamo altri cartelli con scritto tipo Batman è il mio supereroe preferito. Mamma mia, terribile. Oh, ho un'idea, io mi metto qua, faccio la statua di Batman. Ok, Batman è il mio supereroe preferito. Ok, perfetto. Abbiamo messo la scritta, mettiamo adesso qualche... Ah, proprio così, devi stare ferma per tutto il tempo. Non mi dire per aiutare a costruire, dai. No, scusa, dimenticavo, hai ragione. Ecco qua. Che sta facendo? Ho tolto le orecchie. Come le orecchie? Ma Jenny, mi devi aiutare a costruire, dai. Io sto mettendo pipistrelli. Va bene. Così che parla il tuo Batman. Certo. Ha un po' di problemi alla gola. Ci sto provando. Va bene, sembra che ti stai per fare la cacca addosso. La trattini da un anno e devi andare. Stare. Allora, direi che così ci siamo. Mettiamo qualche altra cosa, ecco. Tipo delle rose nere, no? Perché tu sei il giustiziere oscuro. Ok, mettiamo queste. Un paio di lentine. Ovviamente niente videogiochi, quindi tutto tolto in questo momento. Tanti libri. Libri che lui sicuramente non sa nemmeno come cosa vuol dire libro. Però noi li mettiamo, ok. Facciamogli una pila. Che cos'è questa cosa, Jay? Non lo so, volevo fare tipo il simbolo di Batman. È particolare come simbolo di Batman, te lo posso dire. Troppo, ok. Vero. Allora, ti posso dire che a me una stanza così piacerebbe anche. Io adoro Batman, è il mio supereroe preferito. Non è la stessa cosa che penserebbe però il nostro caro Timmy. Jenny, direi che è perfetta. È proprio... Ok, allora io faccio la statua. Vai, fai la statua. Io faccio finta di... che ormai sono andati via i tizi, sto qua che mi rilasso. Chissà se Timmy tornerà, deve tornare. Deve vedere la sua nuova stanza. Guarda qua. Jenny, rieccolo. È appena entrato in casa. Mamma mia. Dove siete, clown? Ci vado a parlare io. Timmy, ma quale clown? Oddio, posa quell'arma. Non ho paura, non c'è nessun clown. Posa quell'arma. Me l'ha data Lucy.
sì. Oddio, genito fia da armi ai bambini. Cioè, lei anche lei è una bambina. Da armi ad altri bambini quando lei è una bambina. Lo so, è un vizio. Allora, io vado nella mia stanza a giocare. Sì, sì, vai pure nella tua stanza. E a registrare i dissing. Ancora? Ah, sì? Va bene, vai pure nella tua stanza. Bella, eh? Ma... Oddio, è svenuto. Sta avendo delle convulsioni. Cosa sta facendo, Jenny? Cosa è successo? Non posso muovermi. Cosa ci fanno queste cose qui? No! Il mio paradiso di Spider-Man. Fuori, fuori tutto, fuori. No, no, è che volevo un po' rimodernare la casa. Mamma, cambia i props. No, non posso farlo, mi dispiace. No! No, Jenny, ti sta buttando fuori. Jenny, fai qualcosa. Aiuto. Sei Batman. Aiuto. Aspetta, non puoi farti trattare in questo modo. Aiuto. Ho dato una lezione di vita. Qual è la... Jenny. Non la vuole. No, Jenny, per favore, non far vincere il bambino che è cattivo. Ok, mamma mia, sei il Batman più scarso che abbia mai... Scherzo numero 3, l'adozione. Jenny, ti piace questo posto? Cosa ti ricorda questo posto qui? I bambini. Perfetto, bravissima, perché è un centro adozioni. Infatti ho deciso di cambiare figlio e adottarne uno nuovo. Mamma! Che ne dici? Ciao, mamma! Come cambiarlo? Aspetta, Timmy avrà un fratellino? No, no, Timmy non ci sarà più, sarà lui il mio nuovo figlio. Come ti chiami, bimbo? Non ho un nome. Beh, lo chiameremo Pippo. Pippo mi piace tanto. Ok, strano nome per un bambino. È la dimensione di Filippo. Che ne sai tu? Che ne sai? Scusami. Ah, giusto, giusto. Allora, prendiamolo in braccio, ok? E portiamo... Oh, Timmy, ma che ci fai da queste zone, eh? Passeggiami di qua, ex figlio. Che state facendo? Io non voglio un fratellino. Ma infatti Timmy non è un fratellino questo. Diglielo, Jenny, che non è un fratellino. No, Timmy, purtroppo non è un fratellino. Ah, ok. Infatti sarà il mio nuovo figlio e tu non lo sarai mai più. Ciao, Timmy, è andata così. Cosa? Sì, mi dispiace, lo sto portando a casa. Se non ti dispiace, Jenny, vieni qua, dobbiamo andare a decorare tutto. Anzi, prima portiamo Poi dobbiamo presentarlo a Lucy, questo certo, nuovo fratellino. Certo, certo. Non funziona così. Certo che funziona così. Allora, numero uno. Che spari? Bambini cattivi sparano. Io non li voglio i bambini cattivi. Allora, Pippo, devi vestirti da orso polare se vuoi essere ovviamente mio figlio. Ehi, tu, ti verrò a prendere stanotte e ti farò sparire per sempre. Che vuoi? Ecco perché mamma non ti vuole. Sei uno scomunicato, uno spostumato. Ma come ti permetti? Io sono un angioletto. A me non sembri. E comunque con permesso, dove vestirmi come mamma vuole. Che bravo che è Pippo. Vestiti come un orso polare. Tu non ti vestirai come me. E invece lo fa... lascialo, smettila. Timmy, sta degenerando la situazione. Oddio, lo sta... Lascia il bambino. Oddio, adesso Timmy ti faccio vedere io. Lo porto a casa. Oddio. No, mettila. Pippo. Non riesco a fermarlo. Non lanciare Pippo. Non lanciare. Oddio. Jenny, mio figlio è veramente una bestia. Lo sapevo. Pippo! Dove è finito? Verso l'infinito. Oddio. Oltre. Pippo, l'ho rivisto risaltare, ma non so dove è finito. Timmy, ti rendi conto? Godo. Va bene, fai pure. Tanto lui cambierà aspetto. Che ti piaccia. Ma come? Basta! Va bene, dopo. Non ci posso credere. Questo bambino sta venendo bullizzato da Timmy, che è il bambino più bullizzato del mondo. Io non ci posso credere. Allora, abbiamo chiuso Timmy fuori perché non stava facendo vivere il mio nuovo figlio in pace. Ok, ma è carino. Pure come lui, mamma mia. Ok. Adesso lo prendo in braccio perché sennò non mi fa muovere da questo posto. Tu non sarai mai Timmy. Infatti lui è Pippo, è il nuovo figlio. Ok, non è Timmy ma è Pippo. Jenny, corri, devo dargli la stanza. Anzi, non gli darò la stanza di Timmy, perché la stanza di Timmy ormai è quella di Batman, non piace a nessuno. Io, il mio nuovo figlio, a me piace, lo farò direttamente dormire nella mia stanza, cosa che Timmy non ha mai fatto. Che tragica lusso. Che sei. Che lusso. Anzi, mi metto addirittura un letto attaccato. Ok, gli mettiamo le stelline qua intorno. Ok, Jenny, siamo nella mia stanza. Timmy sta arrivando. Ecco. Non lo può prendere, tanto è sdraiato. Non mi hai fatto mai dormire nella tua stanza. Ma Pippo è diverso. Pippo è bravo. Questa è cattiveria. Ah, sì? E io dormo qua. Va bene, ok.
sei cascato dentro il letto. Non ho parole. Va bene, non va pure qua. Tanto mio figlio non sei. Jenny, andiamo a organizzare il prossimo scherzo, perché lui non è abbastanza ancora scottato. Non mi ha chiesto scusa in tutto questo. Ok, okay, non mi ha chiesto, non so se lo farà. Lo deve fare. Lo deve fare. Ro? Sì, che succede? Sta funzionando non il mio piano. Non l'hai visto, vero? Cosa? Ha pubblicato un video tuo figlio. Ma come? Ma non è nel letto? Sì, sì. Ma scusami. Guarda. Dai, non dirmi che è un altro video contro di me. Dimmi di no. Vorrei dirti di no, però sì. Ragazzi, sono nel canale di Timmy e si chiama il video "Mia mamma mi vuole sostituire". Allora, già leggo i commenti perché voglio capire un attimo la situazione. Ciao Timmy, sono un tuo grande fan. Vabbè, pure i fan mentre mi dissa questo qua. Primo, Timmy, sono stato, mi piace, ma Timmy, ma tua mamma ti vuole bene. Sì, gli voglio bene, ma un attimino, eh. Ok, allora, vediamo un attimino la descrizione. Non ha scritto niente questa volta, già un sacco di visual. Io metto dislike, basta. Allora, vediamo cosa deve dire questa volta. Vediamo, Jenny, perché ormai mi dissa ogni giorno. Questa volta il video non ha nemmeno l'audio. Ok. Ah, ottimo. Ok. L'ha pubblicato proprio velocissimo. Non ha messo nemmeno la musica. Ragazzi, adesso basta. Addirittura. Non ne posso più. Mia madre mi ha sostituito. Ah, gli sta bruciando la cosa. Ovviamente lo ha fatto perché era... Cosa sta scrivendo? Guarda che sta... Perché era? Gelosa. Sta scrivendo ingrata. L'ho visto, Ge. L'ho visto. Sì. Non ho parole. Non ho parole. Gelosa di me. Sta dicendo che io sono gelosa del suo canale YouTube. Non ho parole. E poi mi stavi dicendo che lo stavo facendo male a non fargli i troll. Se ne merita di più. Di più. Di più. Secondo me dovreste parlare, risolvere questa situazione. Perché io sono super famosa ormai. Mentre lei, oddio, è gelosa del mio talento. È solo una scassona. Sì. No, basta. Lo sostituisco veramente. Non è più lo scherzo. Guardate, ora andiamo a vedere quella brutta copia. Ah, siamo noi poco fa dentro la casa che parlavamo, Ge. Non me ne sono nemmeno accorta. Guardate. Cosa? Guardate da come ride. Gode delle mie sofferenze. Un poco. La faremo pagare. Lui. Lui. Mamma mia, è arrabbiatissimo. È il mio clone. Oddio, non è che vi assomigliate tanto. Guardatelo quanto è brutto. Non sarai mai Timmy. Ricordatelo. Ragazzi, di questo passo dovrò fare un altro dissing. Ah sì? Vuole fare un altro dissing? È così che la mette? Rimanete aggiornati, perché mia madre verrà asfaltata. Non ci posso credere. Basta Jenny, devo fare il piano B. Chiama Lucy. Chiama Lucy. Dov'è Lucy? Va bene. Va bene, Lucy, andiamo di qua. Amore di mamma, sto venendo a prenderti. È il momento di... Te la faccio vedere io. Te la faccio vedere io. Lucy, ti ho pagato. Ti ho già mandato i Robux. Hai capito cosa devi fare, no? Il nuovo mio figlio si chiama Pippo e tu dovrai stare al gioco. La sezione non è qua per l'appuntamento, è qua nei palloncini. Dov'è tua mamma? Jenny! Sì, sto arrivando. Jenny, da fare il cameriere. Ok, è arrivato anche il nostro grandissimo Pippo. Jenny, sei pronta? Vai, ecco qua, brava, da cameriera. Prendiamo di mangiare. Facciamo finta che loro si stanno facendo un appuntamento verissimo e non per niente organizzato. Tenete gli hot dog. Jenny, vedo che c'è Timmy che sta fissando dalla finestra. Secondo me questa è la cosa. Migliore che possiamo fare. Aspetta. Sì, l'ho già portato io, Jenny. Sei una cameriera molto un altro. Scusa, spostati. Ok, va bene. Ciao, come sei? Diglielo, carina. Ok, ottimo, sta andando tutto perfettamente come secondo i piani. Oh, davvero? Certo che tua figlia è brava proprio a fingere, è un'attrice. Un'attrice nata, non so che dirti, Ge, veramente. Abbi paura di tua figlia, un giorno ti farà andare in galera. Ho già paura di mia figlia e mi ha già fatto andare in galera. Cosa? Ok, vabbè, comunque. Anche tu sei molto carino, sei così alto, non come altra gente. Wow, ok. E poi sei proprio il mio tipo. Insomma, con quel cappuccio da orso polare. Jenny, ma tua figlia sa che a te mi piace? Perché, non lo so, questa frase è molto mirata, eh? Molto mirata. Non è stupida. Potrebbe saperlo, non lo so. Non lo so, è che non l'ha mai citato. Non lo so, non sono convinta. Comunque, attenzione, sta per entrare qualcuno molto arrabbiato. Ho visto qualcuno che si è mosso. Jenny, pulisci il bancone, che qui sta per arrivare un cliente molto arrabbiato. Oddio. Anche io! Molto più bello. Mi dispiace, scusi, non possiamo avere distrazioni nel locale. Esatto, c'è un appuntamento pagato qui. Timmy, stai rovinando il mio appuntamento. Tu vuoi cacciarmi? Mi dispiace, signore, sono costretto a farlo. Non me ne frega se sei la migliore amica di Robby. Se mi sfiori, ti seppellisco viva. Timmy, queste parole. Non potete buttarmi via. Sono un VIP.
cosa sei tu esattamente? Jenny, hai sentito bene o sto impazzendo? Sì. Quanti follower hai tu? Eh? Zero, perché sei un fallito. Non funziona così, Timmy, nella vita. Non è che non avere i follower ti fa diventare meno figo o più figo. Ma cosa stai dicendo? Ma cosa ti ho insegnato in tutto questo tempo? Infatti, non c'entra nulla. Io non me ne vado da qui. Hashtag opposizione. Beh, allora ti caccerà via Lucy. Lucy? Timmy, vattene. Stai rovinando tutto. Uffa. Oh, se sta andando. Ottimo. E comunque, sei solo invidioso del mio successo. E non sai controbattere i dissing. Scarsa. Jenny, prendimi un microfono subito. Non abbiamo più tempo. Vai. Ok. Ciao. Questo è il momento di farti scendere dal piedistallo. Tu pensi di dissare, ma sinceramente non sei bravo affatto. Io sono la Queen, la tua carriera è già finita. Sei solo un principiante e non sai nemmeno una tabellina. Pensi di avere talento, ma dai, sei solo un mio metto. Se un po' di fama ti fa questo effetto, allora è meglio che ti metto. Io su Roblox da sempre, tu non sai neanche dov'è. Non sai cosa sia Dogmer, perché lo conoscono solo i veri giocatori. Falli di bare, ma il tuo flow faccia pena. Ti senti un king ma non arrivi alla mia scena. Il tuo rap è un meme ma non uno divertente. Al massimo sei quello del gattino piangente. Io sono la regina, ti prendo a sperla, forza di rime. Non mi sogno di scappine, giochi con rap ma non hai livello. Io ti distruggo fra te senza fare appello. Se stai ancora andando a scuola a stare. Vuoi dissare? Guarda che ti affogo nella tua presunzione. Ogni tua strofa è solo fumo, nessuna direzione. Io sto in cima, il mio nome è virale. Tu solo un piccoletto con un ego colossale. Gioco su Blue Raven, chiedi il mio nome, non ci sono quali. Tu stai cercando like mentre li faccio senza chiedere. Sicuro di sapere giocare, non sai manco dove è il pulsante. Io giro il mondo dei giochi, io ora fai bravo. Io sono un mostro marino, tu solo un marinaio. Continuo a sognare di battermi illuso. Mentre tu inciampi, io continuo il mio flusso. Ma adesso sai che dico? Ti senti famoso? Ok, allora da oggi non avrò bisogno di me. Aspetto le tue scuse. Un bacino, mamma.